Ieri l'Epifania è stata festeggiata anche nel mondo dello sport. Vediamo com'è andata per i bambini del mini basket. 23esima edizione della Befana del mini basket, che quest'anno ha vissuto anche l'anteprima della Befana in rosa, dedicata alle piccole aspiranti zandalasini. Per il torneo principale, quarta edizione del Memorial Pierangelo Consonni, sono scese in campo otto squadre, metà valdostane e metà piemontesi, per un centinaio di piccoli cestisti. Una grande soddisfazione perché noi stiamo spingendo molto sul basket femminile. Le bambine in particolare ci stanno dando grandi soddisfazioni. Per quel che riguarda lo svolgimento della manifestazione, abbiamo ridotto di molto le dimensioni rispetto a 10 anni fa, per ragioni economiche in particolare, però c'è sempre una buona partecipazione. Poi l'importante è davvero che i bambini si divertano e giochino. Anche se i fasti del passato sono lontani, il divertimento, il coinvolgimento e la passione è la stessa, anche per chi viene da fuori regione. Una bellissima ripresa dell'attività dopo la pausa natalizia. Abbiamo fatto volentieri questi chilometri che ci dividono da Aosta per partecipare alla 23esima edizione di questo torneo della Befana. E vedere la loro gioia espressa in quelli che poi sono movimenti, situazioni tecniche, ma secondarie. L'emozione che viene fuori da un campo di pallacanestro è qualcosa di indescrivibile. Per cui, oltre alla valenza ovviamente sportiva, c'è una valenza comunitaria, di stare insieme, di vivere la squadra, di vivere una giornata diversa dal solito fuori dalle porte, delle mura domestiche. Tra un canestro e l'altro, a testimoniare che l'obiettivo per una volta non è la vittoria, sono proprio i più piccoli. Cosa vi piace più del basket? Beh, correre, muoversi e sfogarsi. Questa Befana vi sta divertendo? Sì, molto. Come sta andando fino adesso? Bene. Avete vinto? Più o meno. L'importante però è divertirsi? Divertirsi.